E ora andiamo a Udine, Udinese Atalanta, Sebastiano Franco. Scontro fra la regina delle provinciali, l'Atalanta, e l'ex grande tra le piccole, l'Udinese. A Reggio Emilia, battendo il Sassuolo, Del Neri ha salvato la sua panchina. Oggi vuole continuità da una squadra che vince quando non subisce gol. È successo con Sampdoria, Genoa e Sassuolo. L'Atalanta è reduce da due vittorie di fila, ma in trasferta nelle ultime quattro gare ha conquistato soltanto due pareggi. Gasperini senza Cornelius e Atebor per infortunio. Sull'acceleratore interviene Udine, il vantaggio dell'Atalanta con Kurtic, l'entrata in area dell'attaccante dell'Atalanta, il tiro di destro che batte il portiere Bizzarri. Atalanta in vantaggio sull'Udinese per 1-0 al trentesimo. A te. Grazie Franco. 31esimo e allora Atalanta in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Kurtic qualche minuto fa, un minuto fa, la discesa di Toloi con l'assist in area per Kurtic. Toloi che ha evitato la marcatura di Eberami. Kurtic entrato in area, si è liberato di Larsen, ha tirato e ha battuto Bizzarri. Atalanta che merita questo vantaggio perché ha attaccato per tutta la prima mezz'ora di gioco Udinese, perché però aveva realizzato l'unica conclusione importante della gara con un tiro da fuori da 25 metri di Danilo, con Berisha che era stato costretto a distendersi sulla sua destra per fermare questo tiro del centrale difensivo e capitano dell'Udinese. Udinese ora che riparte con De Paul per Maxi Lopez, ancora a sinistra verso Ingelsson, molto arretrato rispetto alla sua posizione naturale di gioco per Fofana. Siamo all'altezza della tre quarti, gioco che si sposta completamente verso destra dove c'è Larsen per De Paul, seguito da Spinazzola, ancora Larsen, fermato però da Masiello in calcio d'angolo. 32esimo, Udinese 0, Atalanta 1, Ferrara. 42esimo, Atalanta sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Kurtic. Poco fa però la grandissima occasione dell'Udinese per pareggiare in contropiede con De Paul, che si è trovato a tu per tu con Berisha, il piatto destro a cercare l'angolino lontano, però Berisha bravissimo a fermare, a parare e quindi a salvare la propria squadra che continua a condurre per 1-0. Ora Udinese che ci riprova ancora con Ingelsson sulla sinistra, attenzione l'ingresso in area, poi il passaggio all'indietro per Fofana, ferma tutto però Toloi, ammonito poco fa dall'arbitro Rocchi per un fallo su Adnan. Ancora Adnan, il cross sulla sinistra, recupera il pallone però Ilicic, su di lui commette fallo Berami. 42esimo, Udinese 0 Atalanta 1, Ferrara. Di tempo azzeccata, di attenzione quasi... perché c'è un calcio di rigore proprio all'ultimo minuto del primo tempo in favore dell'Udinese, il cross di Larsen fermato con una mano da Spinazzola e Rocchi che ha decretato il calcio di rigore. Quasi tutto pronto sulla battuta, c'è già De Paul con Berisha che sta prendendo posto tra i pali, direi di tenere la linea perché davvero De Paul è pronto a calciare. Allora Udinese che può pareggiare perché l'Atalanta è in vantaggio grazie al gol di Kurtic alla mezz'ora. Vediamo ora Rocchi che fa rispettare la distanza, i giocatori fuori dall'area di rigore, Rocchi che fischia la rincorsa di De Paul, il tiro e il gol, la rete. Udinese che pareggia con De Paul su rigore. Udinese 1 Atalanta 1. A te. Sul gol del pareggio dell'Udinese su rigore di De Paul, gol del pareggio alla rete messa a segno da Kurtic alla mezz'ora, si è chiuso il primo tempo con il punteggio di 1-1 fra Udinese e Atalanta. Rigore decretato dall'arbitro Rocchi per fallo di mano di Spinazzola in area sul cross di Larsen, non ha avuto dubbi Rocchi a decretare il rigore, non è stato chiesto l'intervento VAR e quindi Udinese che ha pareggiato dopo aver sfiorato il pareggio in contropiede con lo stesso De Paul. C'è stata una grandissima parata di Berisha. Udinese che ha meritato il pareggio per le occasioni avute, ma sul piano del gioco davvero l'Atalanta ha fatto molto di più in questo primo tempo, ha comandato, ha dominato il gioco costringendo l'Udinese nella propria metà campo. Udinese che ha provato soltanto con dei contropiede, con qualche tiro da lontano. Al Friuli, alla fine del primo tempo, Udinese 1 Atalanta 1, linea Ferrara. E di punizione tipici. Scusami, interviene Udine perché c'è il vantaggio dell'Udinese con un bellissimo gol di Barak, sinistro che batte Berisha per il 2-1 dell'Udinese sull'Atalanta. Siamo al 23esimo, a te Graziani. 28esimo, Udinese in vantaggio sull'Atalanta per 2-1, il gol di Barak lo descriveremo tra poco, ma intanto c'è una punizione pericolosa dal limite dell'Atalanta con Ilicic sul pallone, il cross però la battuta di testa a liberare della formazione friulana. Ancora Atalanta in avanti con Spinazzola, ha fermato il suo cross da Berami. Ancora l'Atalanta che insiste con Ilicic, l'ingresso in aria fermato da Alfredson, quindi Toloi il suo destro alto sopra la traversa, il
il gol di Baracchi, il gol del vantaggio poco fa della formazione friulana, un sinistro dal limite dell'area che ha battuto Berisha. Baracchi bravissimo, il giocatore ceco, a liberarsi di quattro difensori dell'Atalanta e a calciare e a battere il portiere nerazzurro. Ora in questo momento una nuova sostituzione per la formazione di Gasperini, perché esce Ilicic ed entra Riccardo Orsolini. Poco fa l'ingresso in campo di Luca Vido al posto di Petagna, uscito sconsolato dal campo, non una bellissima prestazione la sua. Ora Udinese che riparte con Bizzarri direttamente oltre la metà campo. 29esimo, Udinese 2 Atalanta 1, Ferrara. Grazie attenzione Melino. Interviene Udine perché c'è un rigore in favore dell'Atalanta, c'è stato un abbraccio in aria da parte di Maxi Lopez su Cristante e lo stesso Cristante è pronto a battere questo calcio di rigore. A tra poco per la battuta. La linea va Udine. E allora al 39esimo calcio di rigore in favore dell'Atalanta che può rimettere le cose in parità. Pronto Cristante sul dischetto, di fronte a lui Bizzarri, la rincorsa del giocatore friulano dell'Atalanta, perché Cristante è nato a pochi chilometri dallo stadio Friuli. La rincorsa, attenzione, il tiro, la parata di Bizzarri con l'esplosione del tifo friulano, perché Bizzarri salva l'Udinese in questo momento sul calcio di rigore battuto da Cristante. Atalanta però ancora in avanti perché c'è un calcio d'angolo in favore della formazione di Gasperini. Vediamo la battuta di questo calcio d'angolo, ancora il colpo di testa e la rete dell'Atalanta, 2-2 al 40esimo, la mette dentro. Il giocatore mi sembra sia stato Vido, ma l'arbitro ferma tutto perché c'è la richiesta di VAR. Fermo il gioco da parte dell'arbitro, che adesso deve consultarsi intorno a lui tutti i giocatori dell'Atalanta, intorno all'arbitro Rocchi che chiede calma perché sta attendiamo la decisione. Intanto c'è addirittura un giocatore dell'Udinese a terra con i crampi e vediamo Rocchi allora che decreta, annulla il gol Rocchi in questo momento per un fuorigioco dell'Atalanta. Allora il punteggio quando siamo giunti al 41esimo resta Udinese 2 Atalanta 1, annullato il gol dell'Atalanta con cui aveva pareggiato, annullato per fuorigioco. Linea a Ferrara. 4 minuti di recupero per questa partita con l'Udinese in vantaggio sull'Atalanta per 2-1. Udinese che si difende, poco fa il salvataggio di Alfredson sul tiro di Vido, ma prima era stato annullato il gol del pareggio dell'Atalanta per fuorigioco, era stato Vido a prolungare di testa il cross di Freuler e sulla linea di porta Caldara aveva messa dentro, ma l'arbitro assistito dal VAR ha annullato. Ancora Udinese che riconquista il pallone con De Paul, siamo nel cerchio di metà campo, affrontato da Freuler che è anche da Cristante in 2 contro 1, attenzione De Paul che mantiene il possesso del pallone ma lo perde in questo momento. Allora Atalanta che ci riprova con Orsolini, l'appoggio per Freuler, si ferma il giocatore di Gasperini, alza la testa, ancora fermato da Larsen, in mezzo per Masiello che si è spinto in avanti sulla sinistra per Spinazzola. Atalanta che ci prova in tutti i modi, l'ingresso in area di Spinazzola, il cross a destra dove c'è Orsolini, ancora in mezzo Vido che però perde il pallone. E allora Udinese che può respirare con Baracchi, secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Rocchi. Udinese 2 Atalanta 1, Ferrara. La linea va a Udine. E attenzione perché proprio in questo momento l'arbitro Rocchi ha deciso la fine di questo incontro, la vittoria dell'Udinese sull'Atalanta per 2-1, davvero una vittoria incredibile. Udinese in svantaggio grazie con il gol di Kurtic, il gol dell'Atalanta di Kurtic e poi il pareggio su rigore alla fine del primo tempo di De Paul. Quindi gol del vantaggio dell'Udinese con Baracchi. Udinese che poi è riuscita a salvare il risultato con la parata di Bizzarri sul rigore di Cristante e poi il gol annullato all'Atalanta grazie all'intervento del VAR per fuorigioco. Chiedo scusa a Sebastiano Franco per il finale dal San Paolo. Napoli batte Sassuolo 3-1, la formazione di Sarri di nuovo da sola in vetta alla classifica. Te la linea. Avevamo praticamente finito, allora ribadisco il punteggio finale: Udinese che batte Atalanta 2-1. Senza mezze misure l'Udinese che o vince o perde, oggi ha battuto l'Atalanta in casa. Sebastiano Franco. Udinese che appunto soffre ma
ma batte l'Atalanta grazie alla rete di Baracca al rigore parato da Bizzarri, portiere quarantenne. La squadra di Gasperini parte bene, domina il gioco nel primo tempo, va in gol con Kurtic, ma dopo un'occasione fallita in contropiede da De Paul subisce il pari su rigore fischiato per fallo di mano di Spinazzola. Lo segna De Paul, gol che dà coraggio all'Udinese che esce trasformata dallo spogliatoio e passa in vantaggio nella ripresa con Baracca. Resiste agli assalti dell'Atalanta perché c'è il rigore parato da Bizzarri e il gol annullato per fuorigioco a Caldara grazie anche all'intervento del VAR prima dell'esultanza di tutto lo stadio Friuli per la seconda vittoria consecutiva, non era mai successo in questo campionato, dell'Udinese. Linea allo studio.